per triple doppie dei playoff. E questo è Rajon Rondo che ha appena completato la sua decima. Qui andiamo a rivedere quello che fa da centrocampo LeBron James. È sbagliato quando entra, è sbagliato quando esce, è sbagliato come idea, però che questo sia un campione temo sia difficile da discutere. La ESPN potrebbe aver chiuso il file della gagliottina, ma è pronto a riaprirlo. LeBron ha fatto tutto il contrario di tutto, però a mio modo di vedere la differenza è se è aggressivo o se non è aggressivo. Nella ripresa lo è stata, Miami ha comunque girato la partita. LeBron a difetti non sa giocare, secondo me, gli ultimi minuti delle partite, non credo per questioni di paura, forse anche per questioni di paura, ma soprattutto perché la squadra in generale, ma lui naturalmente è un azionista di maggioranza della squadra, non riesce a giocare, non riesce a fare le scelte giuste indipendentemente poi dal risultato. Miami è una squadra con dei difetti strutturali chiari che in questi due anni non è riuscita a fare delle cose che avrebbe dovuto fare, però anche con dei pregi, soprattutto nella metà campo difensiva. E Boston, anche se perderà, è una grande squadra di pallacanestro, è una grande lezione che va anche oltre la pallacanestro, indipendentemente da questi 4 minuti. LeBron, splendido per Bosch, questo è giocare a pallacanestro. Che partita di Chris Bosch! Dopo la tripla, i due punti per salire a 19, darne 7 di vantaggio, quindi 3 possessi alla sua formazione. Blocco da parte di Garnett, palleggio insistito di Paul Pierce, il cambio e la grande lettura di Bosch che aiuta LeBron James, intercetta un pallone pesantissimo. Spurstra a centrocampo a cercare di chiamare il gioco, palleggio insistito per Dwayne Wade, va a bloccare LeBron James. Vediamo se accelera Wade o meno. Ecco l'accelerazione, alza la parabola! Dentro il pallone! Massimo vantaggio a Miami! E questo non può non preoccupare eventualmente Oklahoma. Quel pick and roll tra Dwayne Wade da palleggiatore e LeBron James da bloccante. Perdonatemi, su sto gnocco minerale che ruota attorno al sole non lo puoi marcare. Wade e le emozioni di questa partita. Chris Bosch, l'uomo decisivo nel secondo tempo, eyes on the prize, gli occhi fissi sul trofeo, una gara 7 di selvaggia bellezza tra Boston Celtics e Miami Heat, marchiata a fuoco dal secondo tempo di Chris Bosch. Un Chris Bosch che ha lavorato in tante zone del campo e che soprattutto ha costretto i Garnett di questo mondo a occuparsi di lui. Mettiamola in questi termini: pick and roll, Wade James e Bosch per punire la rotazione della difesa che si deve preoccupare di quei due. È obiettivamente un attacco piuttosto interessante. Ricezione al gomito per Garnett, consegnato per Rondo, taglio di Paul Pierce, margine di errore pari a 0 per i Boston Celtics. Rondo passa e tiro, stoppato parzialmente, recupero di Haslem che si affida a Dwayne Wade, corre il cronometro, avvicina i Miami Heat alla finale NBA. Palleggio per Wade, ultimi 3 minuti, scoccano adesso, attacca Wade, regge Rondo, pick and roll ancora con James, cambio accettato da parte di Bass, un brutto cambio, c'è il contatto, c'è il canestro, c'è il fallo, ci sarà il tiro libero supplementare, striscione del traguardo per Wade James Bosch e tutti gli altri. Beh, sarà contento suo figlio Zaire, che ha sempre ritenuto che il più grande di tutti fosse LeBron. E che suo papà, beh, insomma, una mano la poteva dare. Qua la danno gli dei del basket la mano. Interessante il possesso precedente, giocata da football americano di Rajon Rondo. I ricevitori sono chiusi. Lui guadagna yards, ma lo ha fatto in un modo tale che comunque ha permesso a LeBron di andarla a stoppare. E la finestra temporale per i Big Three dei Boston Celtics adesso è piccolissima. Si sta chiudendo. 2 minuti e 53, ma ce n'è uno al massimo di speranza per fare qualcosa di inaspettato. 17-4, il parziale aperto per i Miami Heat. Rondo guadagna la metà campo senza toccare il pallone. Due blocchi in fila per Ray Allen che prende il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Bosch. E adesso sembra davvero finita. Palleggio di Wade che non ha alcun tipo di fretta. Presumo giocherà il pick and roll con LeBron James per chiudere questa azione. Se ne va infatti Shane Battier che blocca per James, che blocca per la palla portata da Wade. La ricezione per LeBron, accoppiato con Rondo che gli rimane vicino. Raddoppio di Pierce, butta indietro LeBron. Il tiro esce, rimbalzo lungo.
tocco di Rondo, palla controllabile da parte di Wade, extra possesso per i Miami Heat, il cronometro che continua a correre, è veramente quasi finita, ultimi due minuti forse dell'era dei Big Three, meriteranno più di qualche parola. Pietrus pronto a raddoppiare eventualmente, Wade palleggia, va verso sinistra, il suo arresto all'ultimo momento, scarico per LeBron che taglia troppo presto, palla persa. Su quel pick and roll avete visto hanno deciso di cambiare e quindi Rondo finisce con LeBron. LeBron ha aspettato un po' troppo, è arrivato l'aiuto di Garnett. Spoelstra anche lui piuttosto teso, perché non è che sia tutto semplice neanche per lui. Certo che le responsabilità sarebbero tutte di LeBron, però poi arriva lui sulla ghigliottina. Troppi campioni, il tiro di Ray Allen era andato anche via bene, poteva essere il tiro dell'89esimo punto dei Celtics. Però i Celtics hanno attaccato magnificamente nel primo tempo e poi quando giochi contro questi a livello fisico, quando attacca lui con aggressività, la sua aggressività si trasmette a tutti gli altri, specie nella loro metà campo, hanno difeso da Miami Heat. 1:58 al termine il conto dei timeout, i Celtics ne hanno solo 2 da 20 secondi, Spurs ne ha uno pieno e uno da 20 secondi, i Celtics hanno sbagliato gli ultimi 4 tiri, gli Heat hanno fatto 17-4 negli ultimi 6 minuti e va loro dato atto di non aver perso la testa nei primi 3 quarti e di aver capitalizzato bene su una superiorità fisica e in termini proprio di frecce nell'arco che nessuno poteva discutere anche durante la serie, anche alla luce dei miracoli ripetuti dei Celtics. Pietrus consegnato per Rondo, grande uscita dal timeout dei Celtics, che bravi, ricezione di Garnett, 2 tiri liberi, allenati meravigliosamente, in grado di eseguire sotto pressione altrettanto bene, sono usciti dei tiri, avete visto le statistiche in particolare di Pierce Allen. Dovesse andare male per Boston, prima o poi dovremo passare a quel giorno del 2007 a Martha's Vineyard quando Grusbeck, il proprietario, disse dai, spendiamoli sti soldi, andiamo a prendere Garnett, e il proprietario dei Minnesota T-Wolves che glielo vendeva a Taylor dice guarda che vinci il titolo l'anno prossimo, cosa che fece, magari pensava che avrebbe vinto anche qualche altro titolo, è sfuggito dalle mani dei Celtics nel 2010 in gara 7, sta per sfuggire qui ancora in gara 7, ma al turno precedente, la finale della Eastern Conference, Pietrus contro LeBron che attacca, va a guadagnarsi il fallo e questa è l'istantanea che LeBron James deve portare a Oklahoma City e poi riportare a Miami se questa sarà come più che probabile la finale NBA. Non accontentarsi, non vergognarsi di andare a guadagnare dei tiri liberi, soprattutto nelle giornate da 9 su 20 dal campo. Però penso, Flavio, che in questo momento si debba parlare più degli altri, perché credo che Miami la vedremo parecchio nelle prossime ore. Quel giorno Grusbeck chiamò tutti i suoi soci di minoranza, assumerei anche gli attuali proprietari della Roma, per dire che tipo di sacrificio finanziario stava spendendo per mettere insieme questo gruppo. Questo è ovviamente il modo che ha LeBron di presentarsi alle partite, diversamente da quello che ha fatto in passato, ma vorrei veramente celebrare questi tre che hanno anche stasera mostrato, mentre è stato chiamato il time out, che cosa vuol dire giocare insieme sotto pressione, cosa vuol dire giocare a un livello di pallacanestro difficilmente raggiungibile da un gruppo di giocatori. E non credo che l'anno prossimo saranno ancora con questa maglia, sapete benissimo che Allen e Garnett sono free agent, comunque andrà, anzi direi che è andata, io sono in piedi e credo in tanti nella notte italiana. Naturalmente il fatto che i Celtics abbiano fatto questa stagione, fatto questi playoff, è dimostrato che arrendersi alla prima, seconda, terza, quarta, quinta avversità non è da grande squadra, e abbiano dimostrato questo non significa né che la vittoria di Miami sia immeritata o che vada intaccata o che vada discussa o che avrebbero dovuto vincere ai punti per motivi morali i Boston Celtics. Credo e spero che sarebbero proprio i primi loro a dirvi che la pallacanestro è fatta così. Però l'altra faccia della medaglia, ed è parimenti, anzi è più importante, è che anche se hanno perso 4-3 e avrebbero potuto perdere 4-3 con i Philadelphia 76ers e avrebbero potuto perdere 4-2 o 4-3 con gli Atlanta Hawks, i playoff sono cominciati con 0-1 con gli Hawks e netto,
e Rondo che si fa cacciare fuori e salta a gara 2. E avete visto cosa con Tiki Rondo, questo signore ne ha fatti 36 in gara 2 ad Atlanta. Allora questo rimane, come rimane il fatto che questa squadra è a fine corsa indipendentemente dai sentimenti. Questa è la realtà.